Con quanta eleganza, signor Lupo Mannaro. Jeans, a cintura, bravo. Ha i pantaloni tipo strappati Hulk. Così, tutti righettati, figata. Poporò! Questo mantello ancora non funziona. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Leonardo e benvenuti su Leo Toys. Io sono il vostro unboxer, qualcoser di quartiere, del mio quartiere, perché quando il mio mantello mi darà il potere di volare nell'iperspazio, allora potrò venire anche nei vostri quartieri. Come possiamo dare il potere al mio mantello? La like line. Allora, la like line è la linea dei like. Allora, voi più mettete like al video, più il mio mantello si carica. Quindi mi raccomando, mettete tanti like, così posso volare nell'iperspazio e venire anche nei vostri quartieri. Qui su questo tavolo, qui a casa mia, qui sono arrivate delle bustine che ci sono anche nelle edicole dei vostri quartieri. Ovvero sono i Monster Flex, gli allungamostri serie 3. Sono una collezione di 14 mostri, tra cui 3 speciali. Guardate, due che si illuminano al buio e uno super gommoso. Questa è tutta la collezione. Voi ragazzi avete paura dei mostri? Ma non dovete avere paura dei mostri, sapete perché? Allora, il lavoro del mostro è un lavoro molto duro. Qui, per esempio, Frankenstein. Allora, Frankenstein, ovviamente per mettere paura alle persone, per far paura alle persone, cosa fa? Va in giro tutto col suo verso, tutto grosso. Io ho fatto il verso di un ibrido di qualche mix di animali, però comunque il verso di Frankenstein, ok? Allora, e lui va in giro tutto così. E va a spaventare le persone. Però lui, ogni volta che deve spaventare qualcuno, fa il verso. La sera arriva che non ha più la voce. E il giorno dopo, come lo faccio mo' il verso? Povero Frankenstein. Il fantasma, non lo vedete di giorno il fantasma. Il fantasma sta durante la notte. Durante la notte vaga. Non può dormire durante la notte, poverino. Pensate che lavoro duro anche fare il fantasma, cioè deve stare tutta la notte sveglio e poi di giorno. Ah, ha sonno. Lui è uno della collezione che brilla al buio, che glowa nel dark. Si chiamano allungamostri perché guardate quanto si allungano. Cioè, wow! Ma wow! Cambia anche espressione se gli tiro la testa. Cominciamo ad aprire. Allora, che abbiamo qui? Uomo tronco. Sembra un po' Groot. Wow, allungabile questo tronco. Oh. Un unboxer non è un unboxer se non ha un cestino sotto la scrivania. È professionalità. Professionalitudine. Cosa fa un vero unboxer con il suo mantello per avere il tavolo ordinato? Perché un unboxer deve avere il tavolo ordinato. Prendiamo questo. Ok. Cosa fa? Prende il suo mantello, afferra, fa swoosh! E la bustina vuota. Puff. Oh, adesso prendiamo questo, vediamo cosa abbiamo qua. Un alieno! Che questo brilla al buio, glowa nel dark. Così. Un pagliaccio. Un clown particolarmente allungabile. È abbastanza inquietante, vorrei dire. Ma so che c'è una fobia per i clown. Cioè, la gente. Ci sono alcune persone che proprio si pietrificano se vedono un clown. Mantello swoscioso alla mano. Swoosh! Con quanta eleganza, signor Lupo Mannaro. Jeans a cintura. Bravo.
Hai i pantaloni tipo strappati Hulk. Così, tutti righettati, figata. Licantropo. Allora, mettiamo così. Olè, un troll! È un orco. Guardate la bocca. Date un aggettivo alla bocca. Ok. Siamo qua. Ora prendiamo le bustine vuote qua, così. 3, 2, 1, swoosh! Ok. Ora procediamo. Ecco il nostro Frankenstein. Aiuto, mettiamo dove lo mettiamo? Di qua. Oh, che figo questo. Ma che figo. Ma questo è il mio preferito, è bellissimo. Ragazzi, ma è qualcosa di pazzesco. È l'orsetto super gommoso speciale. Cioè, è bellissimo, eh. Ma non so come definire, è bellissimo. È bellissimo, punto. Guardiamo cosa c'è nell'ultima bustina. Ah, quello che pratica wrestling. Quelli che fanno i combattimenti. Il wrestler. Ok, lo mettiamo qui. Olè. Chiedete sempre all'edicolante la rivista. Ciao ragazzi, sono qua sotto, aspettate che... Qui ho tutta la collezione, però non ve la faccio ancora vedere. Esco io. Ah, ciao. Controlliamo la lifeline. Oh, bene, non siamo ancora al massimo. Ma va benissimo, continuate così perché state mettendo tanti like. Ora vi faccio vedere la collezione, siete pronti? 3, 2, 1, olè! Questi qui, in pole position, in prima fila, sono i tre speciali, con l'orsacchiotto gommoso, il fantasma e l'alieno. E adesso chiediamo al fantasma e l'alieno di farci vedere come glowano nel dark. Ragazzi, allora, se si dovessero sfidare l'orsetto gommoso speciale e il nostro wrestler, secondo voi chi vincerebbe? Io ho già un'idea. L'orsetto gommoso, perché se il nostro wrestler ci tira di pugni, l'orsetto gommoso non si fa nulla, perché poi i pugni tornano indietro, siccome è gomma, gommoso, e quindi si riflette il pugno, e allora l'orsetto fa e poi fa così e se lo ingloba, perché di gomma si lo ingloba. Il vincitore del duello è l'orsetto gommoso. E quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale. E ciao ciao da Leonardo e i Monster Flex, gli allungamostri serie 3. Swoosh!